Il plastico che mi accingo a presentarvi rappresenta una capanna dell'VIII secolo a.C. trovata proprio nel centro di Cortona. Il plastico è ricostruito sulla base dei pochi ritrovamenti sul terreno e soprattutto sul confronto con le urne cinerarie contemporanee che sono state trovate in quantità in Etruria. Queste capanne erano costruite con muri di fango pressato contro un telaio di legno. Vi era un tetto fatto di paglia, sopra la porta aveva accanto anche una finestra e sopra la porta c'era una feritoia, una piccola finestra per la fuoriuscita del fumo del focolare che ardeva costantemente all'interno della capanna. L'arredo interno era molto povero, consisteva in un giaciglio molto modesto, in un telaio al quale le donne lavoravano intensamente per buona parte della giornata per produrre le tele, le stoffe con cui facevano i vestiti che poi indossavano. Vi era una pietra da mola con un ciottolo di fiume che serviva per macinare il farro, che è l'antenato del nostro grano, con cui facevano delle zuppe e anche delle focacce. Vi era quindi un vaso per l'acqua, quell'acqua che veniva raccolta alla sorgente più vicina o a un corso d'acqua. Vi erano poi staviglie molto povere di legno che non ci sono conservate, oppure di ceramica fatta in casa molto semplicemente, e poi un grosso orcio per contenere le derrate alimentari.